Amici sportivi, ben ritrovati con Motoring. Con l'Aviano Rally si è concluso il campionato italiano terra. Assente il vincitore della serie, Franco Cunico, occhi puntati su un trio di potenziali vincitori composto da Lucchi, Tempestini e Corradin. Non sono mancati colpi di scena, vediamo. Circa 90 equipaggi hanno preso il via dell'ottava edizione dell'Aviano Rally, ultima prova del campionato italiano terra e della Coppa Italia, che vista l'assenza di Tibaldo va così nelle mani di Foltran. Al via di questa durissima gara ritroviamo i protagonisti della scorsa edizione, come Lucchi, Corradin, Tempestini e Martinis, ed il padovano Eugeni, al debutto sulla Toyota Corolla VRC nel ruolo di outsider. Dopo 4 anni di assenza dalle corse si è rivisto anche Sergio Pianezzola, al via con una Mitsubishi Lancer Gruppo N. Marco, oggi ci sarà da navigare qui. Sì, sì, sicuramente. Non issiamo le vele perché non c'è vento, ma di acqua dicono che ce n'è tanta. Credo che comunque anche 3 anni fa c'era tanta acqua, poi dopo il primo passaggio si asciuga, diventa fango e si scivola. Personaggio, l'avversario più temibile? Ma direi che sicuramente Lucchi e anche Corradin con questa macchina, anche se grazie alla pioggia probabilmente sono meno favoriti di quanto sarebbero stati dai numeri con l'asciutto. Così sicuramente io troverò un po' d'acqua in più, ma loro troveranno un po' di fango in più, quindi credo che si giocherà abbastanza alla pari. Anche la macchina, l'ex macchina Grifone guidata da Walter Eugeni, può fare sicuramente una bella gara. Io credo che come al solito Aviano sarà a distacchi di pochi secondi. Fabrizio, sulla terra di casa non potevi proprio mancare. Beh, l'appuntamento ovviamente è difficile da saltare, abbiamo fatto sacrifici noi, ho chiesto che li faccia anche ovviamente la scuderia. Abbiamo avuto qualche problemino ieri durante le verifiche perché la macchina ha avuto alcuni problemi, sembra che sia stato risolto tutto, difatti voglio ringraziare tantissimo i meccanici che hanno lavorato fino a tarda notte. Adesso vedremo se procede tutto liscio, già le prove sono molto bagnate sicuramente, forse anche di più. Starà a vedere durante la giornata il proseguo, e inghippi, non inghippi, e la fortuna come gira. Walter, dopo la sfortuna sull'altopiano ci riprovi qui ad Aviano e questa volta con una Corolla. Beh, diciamo che non è che ci riprovo qua, forse ad Asiago avevo qualche speranza in più di fare risultato, visto che non c'erano tutti i big che ci sono qua oggi. Corradini è andato forte, noi abbiamo fatto la prima abbastanza forte, la seconda ci abbiamo dato dentro e è andata bene, la terza purtroppo si è rotto l'albero di trasmissione e ci siamo dovuti ritirare. Qua con questa è tutto da dire, perché la prima volta, a parte che era la prima volta che correvo anche col Celica sulla terra, questa è molto più nervosa, essendo un po' più corta di passo, è tutta da capire. Qua è velocissimo, perciò ci vuole tanto così sullo stomaco e giù tutta, insomma. Come previsto, Lucchi parte subito fortissimo, staccando dopo 3 speciali Tempestini di 5 secondi e Corradin di 11, mentre Eugeni, causa un temporale sulla seconda speciale, si ritrova subito attardato di 1 minuto, in 7ª posizione assoluta. Thank you.
All'Aviano Lara Battistolli ha debuttato sulla Lancia Delta Gruppo A, segnando fin dal pronte via ottimi tempi. Dopo tre prove speciali, De Cecco si ritrova al comando tra le gruppo N, con 2 secondi di vantaggio su Martinis e 19 su Pianezzola, partito subito fortissimo, nonostante il lungo periodo di inattività. La Mitsubishi Evo 6 di Martinis accusa però alcuni problemi elettrici che gli hanno fatto perdere qualche secondo. Nel 2 ruote motrici, Costantini sul Renault Clio Gruppo A prende subito il comando delle operazioni, staccando Scalcon sul Renault Megane di 10 secondi. Ottima anche la gara del bellunese Brick, secondo di classe A7 con un'altra Renault Clio. Questa gara deciderà le sorti del campionato 2 ruote motrici Gruppo N, che vede come principale favorito il toscano Paolo Andreucci su Seat Ibiza TDI. Dopo 3 prove speciali, Andreucci è al comando. In seconda posizione troviamo Guerra su Opel Astra. Brick, gara difficilissima dopo 3 prove, come sta andando? Ma diciamo che sta andando bene. Purtroppo sulla seconda e la terza abbiamo trovato il diluvio e la macchina non fa fatica ad andare avanti. Siamo secondi dietro Costantini, che è ormai imprendibile perché lui ha trovato la strada che non pioveva. Ormai riusciamo a portare alla fine il secondo posto, ci basta insomma, dai. Dopo il primo riordino, la gara riparte dalla prova di Castello di Aviano. Si attende la reazione di Tempestini, che dopo aver vinto la 3ª prova speciale tenterà di accorciare ulteriormente le distanze su Lucchi. Ma il pilota di Treviso, arrivando troppo forte sulla staccata di un bivio, va in testa coda e, causa la rottura del motorino di avviamento, non riesce più a rimettere in moto la vettura. Spegni tutto e rifai. Boh, vedi come fai. Va più? Va più. Con il ritiro di Tempestini, Franco Corradin si porta in seconda posizione assoluta, mentre Eugeni rimonta posizione su posizione, portandosi al 4º posto. In gruppo
gruppo N il leader De Cecco. Nel due ruote motrici, Costantini al comando con 10 secondi di vantaggio su Scalcona e Andreucci domina tra le vetture di produzione. La pioggia sembra aver cessato di imperversare sulle tre prove speciali della Via Norelli, che a metà gara risultano già molto scavate, condizionando non poco lo stile di guida di ogni pilota. Vietato infatti uscire dalle rotaie e tutti i primatori in queste fasi sono stati protagonisti, chi più chi meno, di piccole uscite di strada. Lucchi continua a comandare con 9 secondi di vantaggio su Corradin. Eugeni risale in terza posizione assoluta, anche se staccato di un primo e 11 secondi. Colpo di scena in gruppo N. Tra la quarta e la quinta prova speciale abbandoneranno i due piloti che fino a quel momento comandavano la classifica, Claudio De Cecco per rottura della frizione e Fabrizio Martinis per problemi elettrici. Al comando, risalendo inoltre in quarta posizione assoluta, passa così il bassanese Pianezzola. Nel due ruote motrici Scalcon tenta di infastidire Costantini, che mantiene comunque il comando, mentre in classe A7 Rocca scavalca Brick, portandosi in seconda posizione.
continua in modo positivo anche la gara di Lara Battistolli, prima nella classifica femminile e ventesima nella generale. Sergio, per essere anni che non salivi più su una macchina da rally, le cose stanno andando piuttosto bene. Beh, stanno andando molto molto bene, però bisogna che dare a Cesare quel che è di Cesare, perché credo che se Martinis non si fermava oggi sarebbe stata molto dura. Con De Cecco cominciavamo a avvicinarci, peccato che si sia fermato anche lui, comunque per noi sta andando bene, le gare finiscono sul palco, quindi mancano ancora tre prove, speriamo di riuscire a tenere duro. Vantaggio è consistente, speriamo in bene. Walter, le condizioni ambientali catastrofiche nella seconda prova non ti permettono adesso di essere lì tra i primissimi? Purtroppo no, perché abbiamo trovato il finimondo, una pioggia infinita e poi purtroppo qua si corre su delle rotaie ed erano piene d'acqua. Quando mettevi la quarta, la quinta cominciava a fare aquaplaning e non si riusciva più ad andare avanti. Ho cercato anche di accavallare, però come mi sono accavallato sono finito nel campo e dovevi mollare, l'unica era cercare di finire la prova e quello che abbiamo fatto, abbiamo preso un minuto e è andata male. Poi sulla terza le condizioni erano migliorate, ho cercato un attimo di recuperare e quando vuoi fare troppo sbagli, ho fatto un paio di errori, li ho pagati. Adesso qua diciamo le condizioni sono uguali un po' per tutti e andiamo bene, abbiamo fatto il terzo sulla prima, il secondo assoluto due decimi sulla seconda e abbiamo fatto l'assoluto sull'ultima. Adesso andiamo alla fine, ormai siamo terzi e speriamo di finire così. Grazie. Lara, tutto sommato positiva questa tua prima esperienza con la Delta? Sì, io direi che è veramente molto positiva, mi sto divertendo tanto, è una macchina che mi permette molto perché infatti ho qualche divagazione sui campi, però mi diverto veramente, sono contenta, sì. Altro colpo di scena sulla terza ripetizione della prova di Castello. Walter Eugeni è costretto a parcheggiare la sua Corolla all'autostrada, causa la rottura della turbina. Le fasi finali della Viano Rally ribadiranno la supremazia di Lucchi, che ha approfittato anche della sventura di Corradin, che a pochi metri dal fine della settima speciale ha picchiato duro, rischiando di compromettere la gara. Thank you.
Nonostante questa botta, Corradin riuscirà comunque a portare a termine la gara in seconda posizione assoluta. Terzo giungerà uno strepitoso Sergio Pianezzola, vincitore del gruppo N. Quarta posizione per Bertuzzi con un'altra Mitsubishi Lancer. Lara Battistolli porterà a termine la sua gara vincendo in solitaria la classifica femminile e terminando in 18ª posizione assoluta. Nel due ruote motrici Scalcon riuscirà in extremis a scavalcare Costantini, risultato comunque vincitore della classe A7. Mentre con la vittoria tra le gruppo N, Andreucci si aggiudica il titolo italiano. Gigi, una vittoria schiacciante. Una vittoria difficile perché le condizioni erano precarie. Diciamo che forse tra tutte le vittorie è stata quella più sofferta per problemi di macchina, per problemi di tempo, però è anche la più bella, è l'ultima e quindi... Oramai ad Aviano ci sei anche abituato però. Ormai? Ad Aviano ci sei abituato ormai a vincere. Sì, ormai sta diventando un'abitudine, una gradevole abitudine. Ciao Angelo. Ciao capo. Grazie. Ciao capo. Dai leader Lucky Spolon è di 3 minuti e 12 secondi. I primi di gruppo M.